Salve a tutti e bentornati nel mio canale. In un'epoca in cui la scienza cerca continuamente soluzioni innovative per combattere la pandemia silenziosa dell'obesità, è uscita una nuova ricerca che emerge dal continente asiatico. Uno studio fatto in Cina, ma molto meticoloso e pionieristico, ha ascoltato con precisione l'interazione che si ha fra l'uso di androstenedione, testosterone e marche infiammatori e l'obesità negli uomini, rilevando scoperte rivoluzionarie che potrebbero cambiare anche il modo in cui percepiamo e trattiamo l'obesità. L'androstenedione è una sostanza, un ormone un po' meno conosciuta rispetto alla sua controparte, al testosterone. È catapultata proprio sotto i riflettori scientifici proprio per questo argomento. L'indagine ha dimostrato che sia l'androstenedione che il testosterone giocano ruoli cruciali nella modulazione dell'infiammazione e del rischio di obesità negli uomini. Entrambi gli ormoni, secondo lo studio, sono negativamente correlati all'obesità e ai marchi infiammatori, rilevando che livelli più elevati di questi ormoni, androstenedione e testosterone, possono essere associati quindi a un minor rischio di obesità e infiammazione. L'androstenedione in particolare è emerso come un moderatore significativo influenzando la relazione fra testosterone, infiammazione e obesità. Queste scoperte aprono quindi nuove e affascinanti prospettive. L'androstenedione e il testosterone potrebbero quindi essere sfruttati per sviluppare strategie terapeutiche, cioè terapeutiche innovative e sinergiche contro l'obesità e le malattie correlate all'infiammazione. L'importanza di questi ormoni nella regolazione dei processi infiammatori e metabolici potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella prevenzione e nel trattamento delle malattie anche croniche, contribuendo quindi a plasmare degli approcci più efficaci e personalizzati. La ricerca è un passo avanti abbastanza significativo per questo tipo di problema e ci fa capire come gli intrinseci meccanismi ormonali sono collegati agli stati infiammatori e metabolici. E questo studio sottolinea l'importanza di continuare a esplorare le nuove frontiere scientifiche, questo col fine di migliorare il benessere e la salute della popolazione globale. Cosa dire? Noi conosciamo gli ormoni, li proponiamo spesso come terapia sostitutiva nell'uomo che ha una carenza di testosterone. Non abbiamo mai nominato l'androstenedione, molecola della quale si parlava molti anni fa. Nella catena, diciamo così, di sintesi del testosterone e degli altri ormoni steroidei, vediamo che partendo dal colesterolo, passando per la via delta 4 o delta 5, a un certo punto si ha la comparsa del DEA, quasi da tutti conosciuto, che poi può essere trasformato in androstenedione e prende altre vie dell'androstenediolo. Ecco, purtroppo ci sono chiaramente dei limiti anche nell'utilizzo e prescrizione di alcune molecole che in alcuni paesi sono state approvate, in altri paesi, come nel nostro, non è autorizzata né la vendita né la prescrizione. Parliamo del DEA, parliamo del pregnenolone, molecola interessante della quale magari potrò parlare nel prossimo video, e anche in questo caso l'androstenedione. Questo però non deve evitare di conoscere anche i meccanismi intrinseci di queste molecole, e in questo studio che è stato fatto anche se in un altro continente si è correlata in maniera molto importante come l'attività sinergica chiaramente di approcci nutrizionali e stili di vita, ma anche una supplementazione ove necessario, chiaramente autorizzata dal medico, di testosterone, quindi nei casi anche di ipogonadismo, come ottimizzazione dei valori di androstenedione potrebbero portare a un miglioramento di quella che è appunto quella condizione di stato di infiammazione cronica di obesità. Bene, era una pillola, cercherò di essere un po' più presente perché mi sono reso conto che sto facendo meno video, quindi mi prometto di fare una cadenza almeno settimanale, quando spero di poter sempre, anche per mantenere un contatto con voi, mi fa molto piacere. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.